Un'azienda particolare, un'azienda che vive attraverso l'acqua preziosa che sgorga naturalmente nella zona di Rapolano Terme. Stiamo parlando delle terme dell'antica Querciolaia e di tutto il lavoro che è stato fatto e che verrà fatto prossimamente proprio per mantenere in vita un'azienda come questa che, insistendo sul territorio come quello del comune di Rapolano, porta ricchezza anche a tutto quello che c'è intorno. E per questo abbiamo fatto tante domande al direttore delle terme, Alessandro Fabbrini. Le terme ripartono in questa stagione così particolare, attraversano la pandemia e si salvano? Questo lo vedremo più avanti. La crisi è grande, evidentemente grande, turismo e commercio sono i settori più penalizzati. E hai detto bene, siamo ripartiti, siamo vivi, lottiamo tutti i giorni e siamo anche abbastanza contenti, perché devo dire che tutte le azioni che abbiamo messo in campo per il Covid ci stanno comunque dando ragione, le persone che vengono sono molto contente, apprezzano e hanno apprezzato il lavoro svolto durante la chiusura, che ora gli permette di vivere questo meraviglioso ambiente in totale sicurezza e totale serenità, però si capisce che manca tanto turismo rispetto agli altri anni, gli agriturismi intorno fanno fatica, gli stranieri non ci sono, quindi il mercato locale c'è, noi lavoriamo tanto con quello, però non è sufficiente, secondo noi, per ora almeno a recuperare le perdite, a recuperare anche i numeri che abbiamo sempre fatto durante gli anni passati. Quindi sarà sicuramente un anno di lacrime e sangue, nella speranza però che il prossimo ci trovi pronti come siamo di già e con tante più persone che possono venire a trovare. Sicuramente un settore del turismo che ha sempre amato molto le terme è quello dei camperisti. Quest'anno sono arrivati? Sì, sono arrivati, è tutto meno, è tutto ridotto rispetto ai numeri di sempre. Chiaramente poi luglio è ovviamente un mese di mare, per cui anche i camperisti a luglio vanno al mare principalmente, quindi loro li rivedremo, diciamo, dall'autunno, l'inverno fino alla primavera, e quindi lo vedremo più avanti. Tornano sempre volentieri, perché un parco come questo, sono quasi 30.000 metri quadrati di aree verdi, piscine, tenuto come potete vedere benissimo, con spazi all'aperto veramente importanti, con 5 metri di distanziamento degli ombrelloni, quindi sono 25 metri quadrati, è quasi un monolocale, insomma, dove uno riesce a godere, ripeto, di una situazione all'aperto, quindi senza nessun tipo di pericolo, eccetera, eccetera, molto, molto, molto comoda e piacevole, per cui infatti dei numeri in piscina siamo abbastanza contenti. Parliamo dell'organizzazione, perché c'è stato un primo momento di chiusura, dipendenti in cassa integrazione, quindi così come tutte le aziende c'è stato un momento di blocco totale. Poi la decisione di cominciare a lavorare in vista di una ripartenza, una lunga lotta che ha visto tutto il sistema termale della Toscana unito, esatto, per cercare di trovare soluzioni, perché esatto, sembrava che il governo fosse un po' dimenticato. Fosse scordato le terme, sì, noi abbiamo chiuso il 10 di marzo, abbiamo riaperto il 10 di giugno. Sono stati 3 mesi lunghi, i mesi migliori per il termalismo, tutta la primavera. E all'inizio veramente non sapevamo cosa ci aspettava. Quando poi le varie attività hanno cominciato a riaprire, abbiamo cominciato ovviamente a immaginarsi come potevamo farlo noi, con il problema che ogni DPCM cambiava quello precedente, per cui noi pensavamo a delle soluzioni e poco dopo non erano più le soluzioni attuabili.
Tutte le terme si sono rivolte anche, ma gli stessi sindaci, i territori hanno capito che sono delle risorse per il territorio, per l'indotto, per il turismo, quindi tutti si sono mossi affinché anche la regione si ricordasse delle terme. Siamo riusciti anche attraverso i nostri consiglieri regionali, i nostri sindaci, ad avere il via libera. Appena saputo ci siamo messi sotto a lavorare, mettendo in campo, ripeto, tanti investimenti anche costosi, però come ho detto il 10 di giugno noi abbiamo riaperto e abbiamo riaperto secondo me nel migliore dei modi, non abbiamo avuto un problema, non abbiamo avuto una lamentela percentualmente parlando, infinitesimale, quindi significa che le scelte che abbiamo fatto sono riuscite a far sentire, a far cogliere questa sicurezza a tutte le persone che ci frequentano, tant'è che sabato e la domenica stiamo ricominciando a fare dei numeri abbastanza significativi. Per cui diciamo che il peggio è alle spalle, dobbiamo vedere che succede più avanti, perché se ci dovesse essere, come qualcuno dice, una ricaduta sarebbe veramente per l'economia in generale, credo, una mazzata dalla quale non so se ci potremmo mai più risollevare. Se invece dovesse passare il tutto o dovesse durare ancora tanto la convivenza, allora si apre un altro scenario, che è quello dell'inverno, perché per noi oggi è abbastanza facile riuscire a gestire, come dicevo prima, 30.000 metri quadri di parco all'aperto, molto più difficile gestire dei numeri all'interno, perché anche ora abbiamo l'obbligo della mascherina nei locali interni, mentre non c'è l'obbligo all'esterno, basta il distanziamento sociale. Spostando tutte le persone all'interno ovviamente diventa un problema riuscire ad avere dei numeri significativi per poter continuare a lavorare bene anche con i numeri e quindi con il bilancio. Il personale è dovuto stare 3 mesi in cassa integrazione, noi abbiamo fatto la scelta, avendo le disponibilità finanziarie per farlo, di anticipare noi la cassa integrazione, quindi i nostri dipendenti non hanno avuto nessun tipo di ritardo, sono stati pagati regolarmente tutti i mesi e di questo siamo contenti, perché questa è una grande famiglia, insomma, da sempre, un'azienda di medie dimensioni, sono quasi 35 dipendenti che sono venuti su con noi, sono cresciuti insieme all'azienda e quindi questo penso sia stato un segnale importante anche per loro. Avete riaperto il 10 di giugno al pubblico, ma in realtà il lavoro è cominciato almeno un mese prima, perché vi siete messi in moto anche senza sapere precisamente quali sarebbero state le regole. Però un investimento di circa 100.000 euro? Più o meno siamo su questa dimensione. Noi dobbiamo due problemi, un po' come tutti quelli che lavorano al pubblico. Cioè, prima dovevamo mettere in campo tutte le tutele per i nostri dipendenti, e poi dovevamo mettere in campo tutte le tutele per i nostri clienti, quindi abbiamo messo in campo uno sforzo forte anche economico, perché abbiamo cercato in tutti i modi di evitare gli assembramenti, di evitare le file, di mantenere il distanziamento sociale. Per cui chi arriva qua, innanzitutto la prima novità, quella più grande per quello che riguarda il Parco Fiuccino, è la prenotazione obbligatoria. Noi abbiamo realizzato ex novo e in tempi anche molto molto stretti un nuovo software di prenotazione per il Parco Piscine, che permette a chiunque di comprare un ombrellone, c'è tutta la mappa che fa vedere dove sono i vari ombrelloni numerati, per cui arrivo già con l'acquisto effettuato, presento alla reception, non faccio fila, non faccio niente, vengo di qua, i bagnini mi accompagnano nel posto che ho scelto. Chiaramente questo è un investimento che, come dicevo prima, non solo è abbastanza oneroso, ma è stato anche abbastanza complicato realizzarlo, perché noi abbiamo cambiato radicalmente tutto quello che era il nostro lavoro fino al giorno prima. Faccio un altro esempio, le cure dei fanghi e bagni vengono svolte tutte all'interno del camerino, non c'è più la sala relax comune, abbiamo praticamente raddoppiato il tempo di permanenza del cliente dentro il camerino, quindi da prendere 8 persone ogni mezz'ora ne prendiamo 8 in un'ora. Stesso discorso per il reparto natatorio, cioè quindi abbiamo dovuto diminuire le presenze per poter ottenere questo distanziamento. Poi vabbè, abbiamo messo in campo le cose più semplici, dalla barriera alla reception, gel ovunque direi, pulizie continue, sanificazioni delle nostre zone pulizie, e poi abbiamo messo l'altra novità abbastanza importante, abbastanza onerosa dal punto di vista delle cose, è stato tutto il controllo agli accessi, agli spogliatoi, perché in base ai metri quadrati ovviamente ci deve essere un numero massimo di persone, quindi c'è un semaforo con delle fotocellule che contano le presenze in contemporanea in tutti gli spogliatoi, c'è un semaforo che avverte
quando si può entrare e quando non si può entrare, e stesso ragionamento è stato fatto in piscina, che in piscina sono previsti, non essendo piscine non natatorie, sono previsti 4 metri quadrati di distanziamento, quindi anche qui in base alla superficie abbiamo calcolato il numero massimo di presenze. Chiaramente questo è un problema relativo, perché con 8 piscine in estate soprattutto, insomma, abbiamo tanta superficie disponibile e non ci sono mai stati questi problemi. Però queste sono tutte novità, oltre a quella che dicevo prima, cioè il distanziamento degli ombrelloni. La legge prevede un minimo di 10 metri quadrati, noi siamo a 25. Queste sono tutte novità migliorative che noi manterremo oramai nel tempo, non abbiamo intenzione di tornare indietro. È chiaro che il servizio è molto migliorato, c'è molto più possibilità di godere delle terme in una certa maniera, questo ha comportato ovviamente anche un aumento del prezzo, del costo d'ingresso, ma è sempre, lo dico perché qualcuno ogni tanto dice avete aumentato il biglietto, siamo sempre, credo, lo stabilimento che ha il prezzo d'ingresso più basso forse nella Toscana, perché si sta parlando comunque di terme, si sta parlando di piscine o di acque colorate, ecco. Le terme dell'antica Querciolaia non sono solo il parco piscine, ma c'è anche tutto un reparto curativo, quindi c'è tutto il reparto inalatorio e il reparto dei fanghi. Le persone possono di nuovo accedere alle cure, giusto? Possono di nuovo accedere alle cure, come ho detto prima, abbiamo rivoluzionato anche qui le prenotazioni, abbiamo dimezzato il numero massimo di persone che possono essere trattate in un'ora. Quindi distanziamento assicurato, i nostri operatori hanno mascherine, hanno guanti, abbiamo anche il centro benessere dove anche lì e l'estetica vengono utilizzate tutte le norme precauzionali previste anche dall'INAIL, quindi maschere, visiere, stiamo rispettando in tutto e per tutto quello che sono le norme, vogliamo lavorare in tranquillità sia noi gestori sia dipendenti e vogliamo far stare tranquilli clienti, quindi diciamo che è tutto aperto, siamo in grado di fare tutti i servizi e quindi vi aspettiamo, non ci rimane altro che ricominciare a vivere in una certa maniera. Diamo delle informazioni anche a chi ha i bambini, perché c'è un reparto tra virgolette pediatrico, sì, sì, per quanto riguarda l'inalatorio, sono tantissimi i bambini che sì, vengono a fare le cure, no? Sì, sì, il reparto inalatorio è secondo me personalmente a livello curativo quello che ha più efficacia immediata. Cioè si riesce ad avere un'efficacia della cura in tempi brevissimi. E abbiamo un reparto pediatrico perché ci sono tanti bambini che soffrono di otiti, abbiamo un otorino che ovviamente svolge le cure come specialista di branca e molti pediatri per fortuna consigliano le cure termali piuttosto che ancora le solite farmaci o altri tipi di cura e quindi sì, lavoriamo molto. La convenzione... Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale sia nel reparto inalatorio che nel reparto fanghi e bagni. Il reparto fanghi e bagni è una cura un pochino più articolata perché prevede una fangatura su tutto il corpo o locale in base alla problematica di circa 15 minuti, il fango è a circa 47 gradi. E successivamente viene fatto un bagno in vasca idromassaggio, in vasca singola di acqua termale e poi abbiamo il relax perché ovviamente sia le temperature corporee salgono molto e quindi c'è bisogno di una abbondante sudorazione, quindi c'è bisogno di far tornare diciamo l'equilibrio fisiologico della persona e quindi c'è prevista almeno una mezz'oretta di relax, quindi una cura un pochino più articolata ma molto piacevole anche questa. Un'ultima domanda, direttore, allora siete molto positivi qua alle terme dell'antica Querciolaia, prevedete poi a fine anno un bilancio come? Un bilancio sociale, visto che è un'azienda comunque allora, a partecipazione pubblica? Allora, hai toccato un punto importante perché proprio sul bilancio sociale cominceremo a lavorarci da quest'anno, perché Terme Antica Querciolaia è un polo, diciamo così, un'azienda del territorio che dà tantissimo benessere anche proprio al territorio sul quale insiste, cioè penso al turismo, penso alle attività commerciali, penso ai ristoranti che sono nati tantissimi, penso alle strutture ricettive che in questi anni sono triplicate qua a Rapolano, quindi faremo un bilancio sociale. Per quello che riguarda invece il bilancio vero e proprio aziendale,
purtroppo quest'anno non mi aspetto nessun tipo di positività. Ripeto, abbiamo perso tantissimo fatturato nel momento del lockdown e ora è difficile comunque recuperarlo, perché ancora, insomma, come dicevo prima, non c'è tutta la serenità in tutte le persone, manca tanto turismo, mancano tutti gli stranieri, quindi sarà difficile recuperare questo gap. Quindi il 2020 sarà, credo, il primo anno, perché dal 2003 al 2019 questa azienda ha sempre portato bilanci inutili, quindi ha portato ricchezza ai propri soci, e quest'anno non credo che ce la faremo, ma può capitare, penso capiterà a tante attività commerciali purtroppo, e credo che se non cambia qualcosa neanche nei modi di vivere delle persone, sentivo l'altro giorno da un'analisi che sono aumentate del 20% i depositi e i risparmi delle persone. È chiaro, c'è incertezza, c'è paura del futuro, c'è preoccupazione, ma se si blocca ovviamente il ciclo economico e parte comunque dalla spesa dei cittadini, dal venire alle terme, dal comprarsi le cose, tutte le attività commerciali e l'economia in generale soffre tantissimo, e ho paura che, insomma, in questo percorso non so quanti poi riusciranno a proseguire, perché ci vogliono le spalle molto forti in questa fase. Ma senz'altro venire alle terme aiuta a pensare positivo, giusto? Sì, sì, dobbiamo farlo assolutamente, dobbiamo guardare avanti. Non solo, il nuovo consiglio di amministrazione con il presidente Ivo Coppola abbiamo già presentato insieme all'assemblea un progetto di investimento per circa 3 milioni. Quindi guardiamo sempre al futuro, guardiamo sempre positivamente a quello che ci aspetta, cerchiamo di metterci del nostro, di fare le azioni che riteniamo opportune, di fare dei cambiamenti, delle migliorie. Questo è un settore altamente concorrenziale, come dico sempre. Noi, i nostri competitor sono Saturnia, sono Fonteverde, sono tutte aziende dove ci sono grandi fondi di investimento stranieri che le hanno comprate, che stanno investendo, e sono i nostri competitor. Quindi non possiamo mai rimanere fermi, dobbiamo sempre tenere altissimo il livello della qualità. Quindi, e dobbiamo investire. Milioni, dove li investirete? Qualche anticipazione? Dunque, stiamo cercando di innanzitutto aumentare gli spazi al coperto, proprio perché abbiamo un po' di sofferenza nell'inverno, perché i numeri sono comunque importanti e ovviamente gli spazi coperti non possono essere infiniti, quindi stiamo cercando di fare degli ampliamenti necessari ad aumentare la disponibilità di posti all'interno. Vogliamo spostare questo bar-ristorante estivo, spostarlo in un'altra posizione che renda più fruibile anche la gestione del bar, soprattutto in estate, e poi fare ulteriori ampliamenti che permettano di avere un utilizzo di questa zona che vedete alle mie spalle, anche questa di vita al relax e in continuità con quello che è la parte interna. Quindi sono nuove piscine coperte? No, piscine. Allora, su quello è il punto forse più importante, che noi abbiamo una zona qua dietro a nostra disposizione dove pensiamo di fare un ampliamento del parco, ma non utilizzando acqua termale, perché anche per la tutela della risorsa, e pensavamo di fare, stiamo iniziando a ragionare anche con le autorità competenti che ci devono autorizzare, fare una piscina salina che completerebbe l'offerta del parco, quindi ci sarebbe un ampliamento, coperture di zone coperte e spostamento del bar ristorante. Ripeto, impegnativo, questo è già un parco enorme, ampliarlo ancora con un'ulteriore vasca di acqua fredda sarebbe veramente forse la ciliegina sulla torta. È chiaro che investire oggi, sì, bisogna essere ottimisti e positivi, ma ci vuole anche tanto coraggio, non è una fase semplice, però le idee e i progetti non ci mancano.